Dottor Saffioti, lei è stato a lungo responsabile come direttore sanitario della ASL RMF, oggi invece è referente responsabile dei circoli SEL, Sinistra Ecologia e Libertà di Civitavecchia del Comprensorio. Quale sanità nella Regione Lazio e nella ASL proprio RMF? Noi abbiamo deciso di fare questo intervento e questo convegno sulla sanità perché riteniamo che il piano di rientro Polverini sia inaccettabile da un punto di vista politico, sociale, per la popolazione soprattutto di questo territorio. Mentre una parte del piano potrebbe essere accettata in altri ambiti territoriali, per quanto riguarda Civitavecchia, Bracciano e tutto il distretto F4 è assolutamente inaccettabile. Quindi vogliamo anche creare un momento di riflessione comune fra tutti i sindaci del comprensorio per analizzare e vedere gli aspetti, diciamo, negativi di questo piano con le ricadute negative per la popolazione in termini di assistenza sia a livello ospedaliero che territoriale. Per questo l'abbiamo organizzato come un momento di riflessione comune e vogliamo approfondire anche alcune tematiche sull'ospedale distrettuale con le criticità che hanno e che noi vogliamo cercare di risolvere proprio in un clima di collaborazione, ma soprattutto per stigmatizzare alcune cose che la Polverini ha detto e che sono assolutamente inaccettabili e non veritiere. Quali punti centrali del convegno di oggi? Quali relatori, se ne può indicare qualcuno? Il primo relatore è un professore dell'Università Tor Vergata che parlerà proprio della medicina sociale e del ruolo dei medici e della sanità pubblica. Poi abbiamo un relatore che parlerà proprio dell'ospedale distrettuale e un altro relatore che parlerà invece della necessità di una collaborazione fra le professioni sanitarie, che è un momento molto delicato. E io tratterò la parte più politica, ma anche di natura sanitaria per quanto riguarda l'attività dell'ospedale di Bracciano e di Monterotondo, che sono i due ospedali che secondo la Polverini vanno chiusi e secondo noi assolutamente non devono essere chiusi perché danno un servizio fondamentale per l'assistenza ai nostri cittadini.